qui con Angelo Iannelli, ha mantenuto la promessa, impegno per il sociale, siamo qui alla partita del cuore. Sì, io ringrazio voi tutti, redazione Street News, non è la prima intervista, è la seconda. Niente, sono felice, è un grande evento, tanti amici hanno risposto alla mia chiamata. Stasera, in questa giornata, lo sport, la fede sono uniti per Padre Arturo. In tanti posti piove, qua c'è una giornata fantastica e anche la mia voce sta andando via, però sono contento perché Padre Arturo è felice, perché in un momento in cui lo sport è un po' è messo male, in un momento in cui anche la Chiesa è messa male, questa è la risposta, bisogna credere in persone come Padre Arturo. Io sono la persona più felice al mondo perché sono riuscito a mettere insieme tante persone, tanti artisti, campioni del calcio, e niente, stasera quando andrò a letto dico grazie Padre Arturo che hai fatto qualcosa per me e io nel mio piccolo sto facendo qualcosa per te. Noi ringraziamo lei per aver fatto qualcosa per noi e per portare avanti questo cammino d'amore iniziato da Padre Arturo. Io dico, tutti noi siamo fortunati perché ci troviamo in una terra santa e un domani dirò, ho fatto un piccolo gesto d'amore per Padre Arturo. Io sono 5-6 anni che sono devoto a Padre Arturo e da parecchio che faccio qualcosa per lui perché credo in tutto quello che ha fatto lui. Ho scritto poesia, ho fatto tante cose, però la cosa più bella è mettere insieme tante persone e far conoscere la città di Visciano, ma soprattutto quello che è stato Padre Arturo nel mondo. Grazie mille, un saluto a tutti i lettori di Street News. Io ringrazio tutta la redazione di Street News, la redazione che fa notizia ma soprattutto fa tanto sociale. Grazie, grazie a lei.